Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Siamo sempre al Mobile World Congress. Questa volta siamo al padiglione 8 perché sono venuta a fare due chiacchiere con i ragazzi di SoftBank Robotics. Sicuramente almeno una volta avete visto i loro robot. Uno è Nao e uno è Pepper. Nao è il più piccolino, mi hanno spiegato che è quello che è nato sostanzialmente prima. È pensato prima di tutto per essere alla portata di tutti, quindi è alla portata dei bambini, è alla portata degli adulti, è alla portata di coloro che sanno programmare in maniera estremamente avanzata, quindi con il codice, ma anche per aiutare i bambini nel apprendere l'importanza della programmazione e come funziona la programmazione. In pratica, se non avete nessuna skill tipo me, potete semplicemente premere una serie di tasti che vi permette di programmare delle azioni base, tipo danzare per esempio. È molto carino, è molto piccolo, quindi sembra un pupazzo sostanzialmente. A differenza del suo fratello maggiore, è in grado di camminare, però essendo piccolo al suo interno c'è meno batteria, quindi in sostanza dura 30 minuti, un'oretta al massimo indicativamente, poi dovete ricaricarlo. Mi hanno invece spiegato che Pepper, che è il fratello maggiore, è stato pensato invece per il business. La batteria dura molto di più, viene utilizzato ad esempio nei negozi, soprattutto in Giappone dove è disponibile per l'acquisto. Serve ad esempio ad aiutare i clienti a scegliere un prodotto all'interno dei negozi. Mi hanno anche raccontato, questa cosa non la sapevo, che viene utilizzato sulle navi di Costa Crociere per accogliere sostanzialmente gli ospiti, ma anche li trovate anche in giro per la nave durante la navigazione, perché potete fargli delle domande e loro vi spiegano quali sono ad esempio le attività previste per la giornata. Per quanto riguarda i costi, non sono, diciamo così, alla mano per adesso. Parliamo di circa 600 euro per Nao e invece per Pepper, che però non è ancora disponibile in Europa, sono più o meno 2000 euro, quindi non è proprio alla portata di tutti. Diciamo che anche il prezzo è più orientato al business e non alle princess, purtroppamente, quindi niente, noi dovremo fare senza Pepper ancora per un po'. Il futuro, ci hanno detto, sarà rappresentato sempre da questi robot con questo aspetto così molto carino e molto puccioso, per evitare di assomigliare troppo agli esseri umani, cosa che scoraggia le persone che interagiscono con questi robot. La cosa che cambierà sarà l'intelligenza artificiale. L'obiettivo, mi hanno detto, è di sviluppare un robot che si aggira intorno ai 250 euro in modo che possa essere venduto al grande pubblico. Il problema è che per essere venduto al grande pubblico dovrà avere un'intelligenza artificiale un po' più sviluppata, perché non puoi prevedere cosa le persone gli chiederanno. Quindi staremo a vedere che cosa succede. Noi adesso andiamo nuovamente in esplorazione a cercare qualcosa di bello, vediamo quali sono i nostri prossimi appuntamenti, sono milioni, non ce la faccio già più il primo giorno. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!